A Casa Sanremo Writers, la vetrina letteraria di Casa Sanremo, oggi presentiamo un progetto editoriale davvero unico nel suo genere, Backstage, noi dall'America a Napoli. Per entrare però nell'atmosfera giusta abbiamo bisogno di un po' di musica, allora abbiamo qua con noi Claudio e Diana, la canzone con la quale introduciamo questo incontro davvero non ha bisogno di presentazione. Qui dove il mare e tira forte il vento, su una vecchia terrazza, davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza, dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Claudio e Diana ci hanno introdotto nell'argomento del nostro incontro di quest'oggi, grazie, li ritroveremo più tardi in chiusura di questa nostra chiacchierata. Abbiamo detto oggi presentiamo davvero un libro unico nel suo genere, lo facciamo in compagnia di Mario Esposito, di Jessica Guidi che è la fotografa che ha curato la parte visuale del libro e di Viridiana Miriam Salerno che invece ha avuto la bella intuizione per questo volume. Partiamo proprio da Mario Esposito. Che cos'è Backstage Noi dall'America Napoli e perché l'ho definito insomma un progetto unico? Qual è l'unicità di questo progetto editoriale? Buongiorno innanzitutto, grazie dell'invito. Sì, è un progetto speciale che unisce paesaggio, cinema e fotografia. Con Jessica Guidi, fotografa di scena, abbiamo voluto ripercorrere alcuni momenti del backstage di questa fortunatissima serie interpretata da Lino Guanciale, che è anche qui con noi, che saluto, uno degli illustri premiati del Penisola Sorrentina. Attraverso il premio abbiamo voluto produrre un itinerario nuovo, diverso e speciale che offrisse anche l'attenzione sulla bellezza dei nostri territori, su questo scrigno. Atmosfere uniche che parlano della fiction ma anche dei luoghi, i luoghi del cinema e il cinema dei luoghi. Sono tre quindi i criteri, i paradigmi che hanno ispirato questo progetto. Quello della fiducia, che è quello che si crea solitamente quando si gira un film, no? La fiducia tra il fotografo, il regista, il cast e la fiducia con gli spettatori che vedranno anche attraverso questo libro alcune immagini che non hanno potuto vedere attraverso il piccolo schermo. Mario Esposito è giornalista e operatore culturale ed è il patrone del premio Penisola Sorrentina. C'è un bel rapporto importante con Casa Sanremo e con Sanremo Writers in questo caso, vero? È un bellissimo rapporto e io ringrazio Viridiana che lo ha creato, ringrazio il patron di Casa Sanremo, Russo Lillo, che ha scritto questa la postfazione, mentre la prefazione è curata da me e dal direttore artistico del progetto Giuseppe Leone. Ha detto bene Russo Lillo, c'è questo mare, il Tirreno che unisce, il Tirreno ricco di sorprese e la cultura che io dico sempre è uno splendido messaggio nella bottiglia che arriva lì, viene srotolato e suggerisce bellezza.
Il vostro libro è anche davvero una maniera per raccontare tante figure professionali che in qualche caso rischiano di rimanere un po' troppo sullo sfondo, forse. È vero, assolutamente. Il cinema è fatto di straordinarie filiere che hanno necessità di ribalta, è giusto, è un'operazione intellettualmente onesta, non solo attori, non solo i registi, ma i fotografi di scena, i tecnici, ecco, l'arcipelago cinema, e noi abbiamo voluto accendere un faro su questo arcipelago, in particolare con Jessica. E allora Jessica, fotografa, Jessica Guidi, che ha curato le foto di questo volume. Jessica, mi racconti come hai lavorato, partendo dal fatto che, come dire, già il fatto che alcune location fossero così belle probabilmente era già un vantaggio, no? Era già partire da un punto privilegiato, forse. Allora, io come ho lavorato? Diciamo che la cosa incredibile della fotografia di scena è che raccoglie una sfida molto difficile, che è quella di raccontare in uno scatto fotografico l'intera scena, no? E addirittura anche il film, no? Se esce una bella foto. Quindi ho cercato di lavorare, insomma, nel rispetto, in punta di piedi, in trasparenza, ma cercando di rubare il più possibile quella scena, insomma. Quindi poi riflettevo sul fatto che siamo in questa vetrina di scrittura e in fondo la fotografia è proprio questo, no? Significa fotografare con la luce. Quindi mi piace questa coerenza che c'è tra nel progetto con Sanremo, il mare, la scrittura, il cinema. E poi oggi ho scoperto che questa sala si chiama Pino Daniele. E, insomma, ci tengo a dire che uno dei protagonisti della serie è proprio, si chiama Daniele, perché il padre che gli ha dato questo nome, perché era un musicista che amava Pino Daniele, quindi neanche sembra fatto apposta, ma non è così. Mario, secondo te qual è stato il segreto anche del successo della fiction televisiva? Ma penso proprio la trama, il racconto e il senso del viaggio, perché poi c'è un nostos, cioè un viaggio alle proprie radici, un ritorno alle radici della propria famiglia, questo viaggio di scoperta di se stessi. È una cosa molto bella, al di là della grande capacità del regista, del talento degli attori, ma il senso della riscoperta e del ritrovarsi è stato, secondo me, un ingrediente vincente. Mi racconti qualcosa di più del premio Penisola Sorrentina, come è nato e come si è evoluto in questi anni? Il premio Penisola Sorrentina compie 28 anni quest'anno, quindi ci avviamo al trentennale. È nato sotto la stella della poesia, sotto il segno della poesia, della scrittura, della letteratura, quindi probabilmente questa vetrina dedicata agli scrittori è la sua casa per eccellenza, la casa ideale. Man mano si è affacciato ad altri settori e attualmente è uno dei riconoscimenti più apprezzati per il mondo della cinematografia e dell'audiovisivo. Patrocinato dal Ministero della Cultura, inserito nel cartello della Film Commission della Regione Campania, tanti nomi, tante eccellenze che hanno reso e rendono l'Italia bella e famosa nel mondo attraverso la Settima Arte. Jessica, ormai siamo diventati tutti fotografi, o meglio, pensiamo di essere diventati tutti bravi a fare una fotografia. In realtà, insomma, realizzare una bella foto non è affatto semplice. È un consiglio da dare a chi ci sta seguendo e a chi si sta magari per le prime volte cimentando, sta provando a entrare nel mondo della fotografia? Imparare ad aspettare, ecco, aspettare il momento, non avere fretta, perché adesso con i cellulari sono tutte immagini rubate, poco studiate, quindi io faccio un po' il contrario, magari sto lì, mi scelgo un'inquadratura e aspetto che accada qualcosa, ecco, io non so, mi viene da dire questo, di imparare a aspettare il tempo giusto. Ecco. Abbiamo a questo punto delle immagini però anche per raccontare il libro Backstage, noi dall'America a Napoli, le guardiamo insieme. Thank you.
Beh, davvero immagini molto belle, molto suggestive. Tutto ciò è nato da un'idea, dicevamo in apertura, una geniale intuizione della giornalista viridiana Miriam Salerno. Viridiana, qual è stata la molla che è scattata? Insomma, come ti è venuto in mente di realizzare un'opera di questo genere? Allora, a me piace definirlo ovviamente un lavoro di squadra, perché secondo me il confronto e il dialogo è sempre l'arma vincente in ogni progetto, però è nato da un'intervista a Jessica Guidi che ci ha letteralmente catapultato nel mondo della fotografia, perché ci ha fatto capire appunto come qualunque fotografia non dovrebbe mai essere scattata con la forza, ma nel momento giusto, appunto come ha detto lei, aspettando per raccontare e raccontarsi quell'istante, quel momento che è il fotogramma di una sensazione, di un'emozione. Questo libro è particolare perché già dal titolo Noi è un libro che secondo me non deve essere tanto raccontato, ma letto e vissuto. È un libro appunto che racconta della fiction, del lavoro che c'è dietro, però racconta un po' di ognuno di noi, di quello che si può emozionare, sì, si può raccontare, si può vivere in ogni singolo scatto, poi trasportarlo nella vita di ognuno di noi. Ogni fotografia ha una didascalia creativa che contiene una parola chiave. Questa parola chiave è scritta in maiuscolo e in grassetto, perché appunto segna un percorso all'interno del libro di concetti, di idee e di temi che possono appunto suscitare un dibattito in cui poter capire che cosa c'è dietro davvero un prodotto così complesso come quello che poi guardiamo da casa noi comodamente in TV. E strutturato così anche l'indice, e anche questa è una originalità del volume, perché l'indice ha solo queste parole chiave studiate per campo semantico, e noi le abbiamo definite un po' un photo novel. Quindi un racconto che diventa poi un piccolo romanzo breve, brevissimo, ma fatto davvero di emozioni. Un libro non solo emozionale ma anche emozionante, grazie ovviamente alle foto speciali di Jessica, ma anche a tutti quelli che ci hanno lavorato. Io vorrei ringraziare per il video che abbiamo visto prima anche Alfonso Papa e Gabriella Sandrelli, che hanno accompagnato Jessica in questo viaggio a Napoli per scattare queste foto inedite. Quindi i luoghi veri che abbiamo visto nelle foto sono poi i luoghi dell'anima interiori di chiunque prende questo libro tra le mani. Chiudiamo questo nostro incontro, questa nostra presentazione nuovamente con una emozione in musica, e quindi ci fa davvero molto piacere avere qua con noi ancora Claudio e Diana per una conclusione che non poteva che essere dedicata ad una canzone, anche in questo caso che non ha alcuna bisogno di presentazione. Allora, il microfono a Diana, la chitarra di Claudio è già pronta. Grazie. Chiudiamo con le note di una canzone che amiamo tutti quanti noi. E poi tra l'altro siamo nel posto giusto, è proprio il posto perfetto. Napoli mille colori, Napoli mille paure, Napoli a voce e creatura, che sai che ogni chiama, e tu sai che non sei solo. Napoli non solo amare, Napoli adore mare, Napoli una carta sporca e nessuna se ne importa, e ognuna spera
certo. Claudio e Diana dalla sala Pino Daniele di Casa Sanremo, davvero le note indimenticabili di una delle canzoni più belle della storia della musica italiana. Oggi abbiamo presentato qui a Casa Sanremo Writers Backstage Noi dall'America Napoli, lo abbiamo fatto in compagnia di Mario Esposito, giornalista, operatore culturale, patron del premio Penisola Sorrentina. È stata con noi Jessica Guidi, che è la fotografa che ha curato la parte visuale del libro, ed è stata con noi la giornalista viridiana Miriam Salerno, che ha avuto l'idea davvero bella per realizzare questo volume davvero unico nel suo genere. Grazie a tutti, alla prossima.